Eccoci qua, ben ritrovati ad una nuova puntata di Pillole di Sapori. Il sapore regna sovrano nella nostra cucina ed oggi si parlerà e vedremo tanto sapore nel piatto che ci cucinerà il nostro chef Tiziano Gabriele, che è venuto a trovarci. Benvenuto. Grazie, salve. Allora, caro Tiziano, cosa ci cucini? Perché io ho solo detto gusto e sapore, dici tu tutti gli ingredienti e il piatto. Allora, ora volevo preparare un bellissimo primo piatto, uno spaghetto polpa e burrata. Un ottimo piatto fresco che si mangia bene in tutte le stagioni. È gustosissimo, perché è già, molto, già molto. Da polpa e burrata già ci hai conquistato. Quindi io passerei a versare intanto la pasta. Ah, è una lunga cottura, la pasta, questa qua. Allora, questa è una pasta nostra, toscana, di un pastificio Bertoli, vicino a Pisa, diciamo, che è una pasta eccezionale, molto... Quanto tempo ci vuole con questa pasta, più o meno? Una decina di minuti. Ah, decina di minuti, sì, ok. Più o meno. Ecco, passo a versare la pasta. Dopodiché cominciamo a preparare il nostro piatto. Che è un piatto abbastanza semplice. Allora, vogliamo elencarli intanto gli ingredienti? Sì. Così almeno a casa, se vogliono, esatto, farlo, vogliono farlo, sanno che cosa prendere. Esatto, esatto. Allora, come dicevo, è un piatto abbastanza semplice. Usiamo del pomodoro fresco, usiamo dei capperi, un po' di origano. Il polpo, noi il polpo lo cuociamo sotto vuoto in maniera che questo polpo rimanga tutto il sapore, faccia il suo brodo, infatti. E questo brodo qui lo usiamo proprio per saltare la pasta, per arricchire il piatto. Dopodiché lo guarniamo con la burrata tutto intorno. Ecco, noi che siamo a casa, no? Ci puoi dire un segreto? Perché il polpo è difficile. È difficile, ma dipende. Per non farlo rimanere un po' troppo duro, tu come lo cucini? Innanzitutto deve essere un polpo fresco. Ah, ok, e su quello. Accantoniamo quelli congelati perché... Perfetto, quello non c'è. Già lì non ci siamo. Poi, importante, allora, noi lo cuciamo in maniera diversa totalmente. Però a casa magari una signora che vuole fare il polpo, o proviamoci, no? Perché ci piace. Come si fa? Perché alle volte viene o troppo molle o troppo duro. Certo, qual è, certo, il giusto modo di approcciarsi? Allora, deve essere l'acqua bella calda con un pochino di sale, appena appena lo versiamo circa 20 minuti, dopodiché lo lasciamo raffreddare a fuoco spento un'altra decina di minuti e il polpo dovrebbe venire tenerissimo. L'acqua normale senza sale, perché sale lo indurirebbe, no? Come si fa con la carne. Sì, però un pizzichino di sale io ce lo metto sempre. Ok, va bene. Grazie mille anche per questo consiglio, perché magari a casa ci sono certe cose che si fanno il polpo, ogni tanto è uno di quelli che dici, ora come lo faccio? Ora passo a preparare il nostro piatto. Ecco, si taglia il pomodoro. Io lo chiedo un po' a tutti gli chef, no? E questa passione per la cucina, che comunque deve essere una passione, perché certo, certo, come in tutti i lavori sì, ma in cucina soprattutto, tante ore comunque, e deve essere la passione per fare questo lavoro. Come nasce? Cioè, nasce da qualcosa che ti ispiri alla mamma, alla nonna, a volte il papà, a volte il nonno? Come si impara? Quando sì, nasce in una... Ma, diciamo... In te quando è nata? In me è nato da ragazzo, quando tornavo da scuola, avevo tanta fame e non c'erano molte cose pronte. Allora, così, da solo vedi? Mi arrangiavo. All'utile dire te, ora hai detto, vabbè. E mi ricordo, alla scuola, questo esempio glielo feci e loro furono tutti contenti. Quando feci un colloquio. È il primo piatto che hai fatto, no? Te lo ricordi? Di sicuro sarà stato uno spaghetto al pomodoro. Una semplice. Semplice, dice, semplice. Si inizia con cose semplici, poi pian pianino si passa a cose un pochino più complicate. A casa chi cucinava meglio? Come ricordi da te, tua mamma o tuo papà? Perché anche papà sono sì, bravi. Sì, sì, anche i papà sono bravi, però il mio era un po' più all'antica, allora mia sì, madre, eh? Sì, sì. Che cucinava di buono così? Casalinga. Vediamo quello che poi alla fine vi rimane dentro, perché comunque quello di casa tante volte... Diciamo, la cucina toscana, la cucina classica, dalle zuppe, a un arrosto, i contorni, cose abbastanza... Lo riporti un po' qualcosa dei piatti che ti faceva? Sì, sì, certo. Nella tua cucina rimane, eh? Certo. Diciamo sempre di questa tradizione che comunque... Diciamo, questi piatti qui di solito me li fo a casa, a me non li fo al ristorante. Quindi ci hai graziato oggi, hai detto facciamo una cosa tra virgolette semplice, perché comunque è vero, semplice quello che fate voi non è mai sempre per noi, perché per voi magari è semplicissimo, però dai, ci proviamo, magari qualcuno si diletta anche nel seguirci a provare a farlo. Certo. Ecco qua che mettiamo il nostro polpo. Con il sugo, comunque con tutto, con tutto il suo sughino, e questa è una cosa fantastica, perché praticamente questo sughino qui poi andiamo a saltare la pasta. Allora, questo lo spostiamo.
qua. Certo, cucini di... li tratti bene a casa, perché se fai a casa solo questi piatti, sì, diciamo non che vorrà mai fine... cucinare nessuno. Alla fine cucino sempre, qui a lavorare, a casa, sempre. Quando vai in vacanza ti riposi, se mai vai qualche sì, volta. Sì, però. Se vado. Se più... la dura vita degli chef è questa, ormai? Ma quando hai iniziato, no? Anche gli amici o comunque le compagnie facevano durante le feste cucinare sempre a te, anche quando magari non lavoravano ancora? No, ora non era proprio una cosa così, però sì, ora gli amici sanno che io cucino, allora ogni tanto perché ci tante troviamo. Volte invece, prima magari agli inizi, tanti dicevano, ah, i miei amici mi chiamavano sempre, mi sentivo... sì, e tipo poi da passare loro... la voglia così sì, di cucinare. Allora, vediamo un po' allora. Che punto è la pasta, ecco. Ecco, altri 2 minuti, il tempo che tira un po' in un sughetto e... perché per venire bene questo piatto bisogna tirare sulla pasta un po' al dente, così qui finisce di cuocere con il suo sughetto e amalgama tutto quanto. Ora intanto prepariamo... Prettamente la tua cucina su cosa è basata? C'è più carne, più pesce, un po' di tutto perché comunque dovrai soddisfare insomma anche le esigenze, però... La tua... Diciamo che lavorando all'Accademia dei Palati mi dà la possibilità di poter fare tantissimi piatti, dalle prime ai secondi, facciamo i dolci da noi, è proprio, diciamo, è come una cucina casalinga, però riportato alla ristorazione, quindi facciamo un po' di tutto. La base è quella casalinga, però poi ci sono le chicche vostre. Certo, dice, le chicche nostre, però anche la genuinità della cucina casalinga, che è la cosa principale. E i prodotti, soprattutto, prodotti, come dicevi. Prodotti, materie prime, eccetera, eccetera. Perché una semplice pasta al pomodoro, se il pomodoro è veramente di quelli, cambia, perché anche se la sei più semplice, i prodotti fanno tanto, lo diciamo sempre. Esatto. Sì. Fortunatamente si ritorna un po', alle vecchie... Davvero, sì. Magari si potesse avere la possibilità di avere un orto ciascuno, il tempo e comunque di poter sapere quello che si mangia direttamente dalla terra. Sarebbe il massimo. Il massimo, però dai, venendo magari da voi siamo tranquilli, come mangiare a casa. Ecco, ora qui finiamo di tirare il sughetto. È abbastanza veloce, a parte la cottura del polpo che ci prende comunque tutta la parte... È veloce questo piatto. È solo il polpo che magari, sapendo cucinare, solo... Avendolo così pronto, noi lo prepariamo, ne prepariamo tanti, perché poi questi polpi qui li vendiamo. Ah, quindi io magari posso venire e li prendo? Tutti, okay. Perché anche uno che decide di farsi un risotto con il polpo, le zucchine, è semplicissimo, lo apri, scotti le zucchine, metti il polpo sul sughetto e cuoci il riso. Ci volete aiutare noi, che abbiamo poco tempo. Diciamo che è cambiata un po' la ristorazione, anche soprattutto per la gastronomia, le persone non hanno più tempo e quindi cioè, con un prodotto così uno fa un figurone e nella metà del tempo. Allora, mentre la nostra pasta si tende un po' ad asciugare, noi mandiamo un piccolo spazio pubblicitario e tra pochissimo ci ritroviamo qua sempre con il nostro chef che ci darà alcune indicazioni e anche alcuni segreti che magari sono anche al di fuori del piatto, perché noi i nostri chef così li vogliamo. A tra poco. Eccoci qua ritrovati dopo questo piccolo spazio pubblicitario, sono con il nostro chef Tiziano Gabrielli, intanto ci ha raggiunto anche il nostro sommelier Raffaele Di Bari, benvenuto. Grazie. Che grazie tra pochissimo ci dirà qual è l'abbinamento o uno degli abbinamenti ideali per questo ricco piatto. Tiziano, ricordiamo intanto che cosa abbiamo fatto finora e che ingredienti hai usato per questo piatto. Allora, stiamo facendo il... lo spaghetto polpo e burrata. Perfetto. Abbiamo usato questi ingredienti qui molto semplici. Un filo d'olio, dei pomodori tagliati a cubetti, li abbiamo saltati con origano e capperi, una spruzzata di prezzemolo e li abbiamo un attimino rosolati. Dopodiché abbiamo aggiunto il polpo con il suo brodo che cuociamo noi sottovuoto per amalgamare tutta la salsa. Poi abbiamo cotto lo spaghetto, l'abbiamo aggiunto alla salsa precotto, diciamo, lo spaghetto, cioè a metà cottura, e ora sta finendo di cuocere in questo brodino.
di pesce, così che i sapori si amalgamano. Allora, mentre intanto tu controlli la nostra pasta e poi certo. Ci darei anche qualche altra indicazione del perché hai scelto questi ingredienti, io vado dal nostro sommelier che sempre ci dà delle indicazioni anche sul vino, mangiare bene ma anche bere bene. Certamente. Che vino hai scelto per questo piatto comunque trionfale, perché c'è il pesce, c'è la burrata, c'è... Abbiamo tanti elementi. Tanti elementi. Ci parlano anche del mare, no? Ci parlano del litorale, però abbiamo scelto un vino dell'entroterra. Abbiamo subito rotto qualche regola, ma ci siamo divertiti tanto a trovare, a scovare dei produttori che davvero mettono della serietà, mettono anche della passione, dell'impegno nella produzione. Questo ci sembra scontato, no? In genere sono queste le cose che un po' si dicono riguardo alla produzione di un vino, ma qui davvero abbiamo un bel prodotto. L'abbiamo scelto perché, intanto, di che parliamo? Parliamo di un vino rosé. Siamo andati un po' sulla falsariga di quella che è la scelta dell'abbinamento per un piatto di mare, come può essere un polpo. Qui abbiamo il polpo, siamo al mare appunto, abbiamo dei capperi di Pantelleria, abbiamo la burrata che è un prodotto pugliese, quindi tutto un universo, no, permeato da quello che è il abbiamo mare. Abbiamo un po' il sud, nonostante siamo in Toscana, esatto, però... Esatto, siamo rimasti però in Toscana con il vino, con un rosé. Siamo ad Antria, ora Antria sembrerebbe quasi un refuso, no? una cattiva, come dire, sembra quasi dire Andria però con una, sbagliando, invece no, siamo proprio in Toscana, siamo ad Antria a nord di Arezzo, nell'Aretino, e precisamente a Villa La Ripa. Ecco, facciamo vedere questo, anche, ecco, ok. Qui. Allora, cosa possiamo dire? Intanto, prima di parlare del vino, due parole sulla produzione di questo vino. Allora, questa Villa La Ripa è una chicca, è davvero un posto meraviglioso dove il dottor Luzzi è un neurologo noto in tutta Italia, e mette la sua passione, mette la sua anche inclinazione all'essere preciso, puntiglioso, anche nella produzione del vino. E addirittura lui suggerirebbe, per affrontare lo stress della vita di ogni giorno per tutti, ecco, di avere una vigna, perché perfetto. È davvero qualcosa che mette a contatto con la natura, mette a contatto tra l'orto e la vigna, siamo proprio rilassatissimi, direi che grandi sonnellini sotto la vigna si sono fatti un po' tutti, ecco. Ora, allora, andando al vino, sì. Abbiamo scelto questo vino, è un rosé, e possiamo già parlarne, potremmo anche aprirlo. Così certo. Vediamo l'effetto anche comunque che ci fa poi nel bicchiere, tutti esatto. I colori, le varie sfumature, no? Sì, i vari cerchi colori. Che si usa poi nel vino. Già, allora, ne parleremo nel bicchiere, però già dalla bottiglia possiamo già vedere che è qualcosa che ci rimanda alla freschezza, a una serata leggera, qualcosa davvero di poco impegnativo, non necessariamente meditativo. Il nostro Tiziano sta continuando, non ci ho perso d'occhio perché ti sto... E tra pochissimo vengo anche a interrogare te, perché perfetto. Ormai voglio sapere tante cose di voi. Allora, abbiamo questo vino, così... Che poi l'apertura io la faccio vedere sempre, perché l'abbiamo vista tante volte, però quando ti regalano una bottiglia di vino alcuni è un piccolo dicono, rito, sì, il piccolo rito. Vogliamo anche un po' conservare, no, quella che è il discorso più semplice che si può fare riguardo all'apertura di una bottiglia, che è vero, ci sono degli accorgimenti, ecco, delle accortezze, ma ricordiamoci che quando siamo a tavola con gli amici, con i parenti o con il partner, magari, ciò che conta di più è la persona che abbiamo di fronte, non tanto come apriremo la bottiglia. Poi possiamo anche fare un corso da sommelier per imparare ad aprire la bottiglia. Quindi. Prima cosa, ascoltiamo, sentiamo il tappo, se il vino ha dei difetti. Il vino non presenta difetti. Questa no. Quindi è questa. Imparata anch'io, ormai sono... È da manuale, ormai. Da manuale. Bene. Allora, qui abbiamo, quindi... Spazio Libero è il nome del vino, è un rosé, e Sangiovese e Syrah, 50 e 50. Quindi abbiamo due parti uguali di questi due vitigni. E, siamo, abbiamo detto, nell'Aretino, a nord di Arezzo. Ecco qua. Ecco qui. Qui possiamo già vedere il colore, no? Su sfondo bianco magari possiamo percepirlo meglio. Ed è un colore che ci ricorda un po' la sfoglia di cipolla. Un colore... fresco, che già ci parlerà di un vino fresco. Profumi fruttati,
siamo sui frutti, no? Leggeri, quindi abbiamo davvero, non dobbiamo, non avremo paura di bere un vino che coprirà il piatto. Ok, esatto. Il sapore. Abbiamo davvero un bel abbinamento armonico. Al gusto, al, al palato si presenta fresco, io lo direi a caratteri cubitali, è un vino fresco, è un vino anche un po' soadente, sensuale. Sarà il colore, sarà un po' l'insieme, però davvero anche al palato avremo questa sensazione di un vino che non ci impegnerà, che non ci appesantirà la serata, ma invece che ci regalerà delle belle emozioni anche accostato a un piatto come quello che vi stiamo presentando. E allora, torniamo a questo nostro piatto che non abbiamo abbandonato. È quasi pronto. È quasi pronto. Allora, come mai la scelta? Perché questo è un piatto fresco, nonostante il polpo tante volte uno pensi magari rispetto ad altri pe... però la burrata, i capperi... È lì che... Come viene questo abbinamento? Dici un po'. È lì che dà il gusto a questo piatto, perché la burrata ti lascia un po' in bocca questo... questo gusto di latte di, che con il pesce si sposa benissimo, diventa un piatto cremoso, molto, molto saporito. I capperi invece, la scelta del cappero? È il cappero, diciamo che io ho scelto personalmente il cappero perché il cappero gli dà un po' quel gusto un po' salato, un po' acidulo al piatto e lo completa, ecco. Come... Qualora non piacesse il cappero, possiamo, che variante possiamo mettere? Se che non, però dà sempre questa sorta di... Se non piace il cappero, possiamo usare, che si può, non so, magari non so, cambiamo il piatto, usiamo una zucchina, possiamo usare, se no, un peperone tagliato fine, fine, fine. Ah, buono, così almeno abbiamo fatto anche un'altra variante. Un'altra sempre variante. Con il polpo però anche. Sì, sì, cioè questo piatto polpo qui... Si abbina bene comunque un po' con tante cose. Sì, con tante cose, però ecco, un polpo nel primo è... È veramente un piatto squisito. E gli abbiamo dato pure un vino importante, bello fresco. Perché anche questo piatto alla fine è fresco, perché con la burrata e tutto sì, è... Sì, sì, sì. Come hai detto tu prima, è per tutte le stagioni, per tutte no? le stagioni, si mangia sempre tutti. Volentieri. Anche veloce, poi il polpo se lo sapete fare, comunque con le accortezze che ci ha detto prima il nostro chef, altrimenti ci sono anche altrimenti... la possibilità di venire a prenderlo, insomma, sì, e poi di poterselo gustare già, già fatto, che non è... Non che non è niente male. Niente male. Io sono molto curiosa, la burrata la metti alla fine? La metti adesso? Come si mette? Sì, la metto adesso. Io ora passerei a impiattare il piatto, sì. Così poi... Deve essere sempre caldo ancora, no? Certo, con certo. La burrata se... Ok. Certo, certo, perché poi così la burrata un po' si scioglie. Adoro gli impiattamenti che fate. L'adoro proprio. Che anche l'occhio vuole la sua parte. Io quando mi portano anche al ristorante qualcosa, prima me lo devo gustare con gli occhi, su. L'odore, il sapore e poi alla fine sì, il sapore e mangiarlo. Soprattutto noi abbiamo questa gastronomia, è fondamentale la presentazione di un piatto, perché sennò le persone non te lo comprano. Cioè un piatto deve essere bello. Deve essere bello alla poi vista. Poi deve raccontare la vostra storia. Perché ogni chef storia. Alla fine ci mette del suo, no? È come è un quadro, un pittore, voi ci mettete tutti questi colori, no? Infatti. E quindi siamo è... degli artisti. Degli artisti, è vero? Gli artisti creativi, no? Che poi ci fanno anche mangiare bene, perché magari l'artista vedi anche, invece ci fate anche mangiare, quindi assaporiamo la vostra arte, così anche come il vino, no? Anche saper scegliere un vino non è facile, eccolo tante qua. Volte. Ecco, a proposito di vino, col pesce, di solito si dice bianco, però anche un rosé, come abbiamo visto, potrebbe andare benissimo. Non è proprio, non è anche come prima. Anche un rosso. Anche un rosso. Abbia le caratteristiche necessarie per un abbinamento armonico. Ecco qua, allora ricordiamolo velocemente per chi si fosse sintonizzato alla fine, ma lo dovrà rivedere sicuramente sui nostri social. Che cosa abbiamo fatto, Tiziana? Allora, abbiamo preparato un primo piatto che si chiama spaghetto, polpo e burrata. Abbiamo usato ingredienti molto semplici, ovvero il pomodoro, il cappero, l'origano e il prezzemolo. Abbiamo tagliato il pomodoro a cubetti, l'abbiamo saltato in una padella con un filo d'olio, dopodiché abbiamo aggiunto i capperi tritati, un pizzico di origano, il prezzemolo, abbiamo saltato il tutto, poi abbiamo preso il polpo, abbiamo usato il suo brodo di cottura, il polpo tagliato a pezzettini e abbiamo preparato il sughetto. Scolato la pasta al dente, molto al dente, diciamo a metà cottura metà la pasta, cottura. Perché deve cuocere nella padella. Infatti metà nella pentola, metà nella padella, abbiamo cotto così, ha preso tutto il gusto del mare, dopodiché abbiamo impiattato con tutta la burrata intorno, un filo d'olio, un po' di prezzemolo e via.
e poi gustatevi questo piatto. Allora, esatto. Ringrazio il nostro chef Tiziano Gabriele, bene, grazie anche per le tue accortezze e per tutto quello che c'è e per l'eleganza del tuo piatto. Grazie anche a Raffaele Di Bari, il nostro sommelier, che ci ha fatto un po' sognare anche tu, no, col vino, i vari colori, quella che è la tradizione. Grazie a voi per averci seguito. Non mancate le prossime puntate di Pillole di Sapori, perché il sapore qua sovrasta ed è sovrano di tutti. Alla prossima.